Mia figlia non assume farmaci, non è introversa ed è una ragazza molto tranquilla e determinata. Quando si trattiene fuori casa, comunica sempre ogni suo spostamento. Pertanto, il fatto che da ieri sera non abbiamo più sue notizie ci ha lasciati molto perplessi e ci preoccupa molto. Oltretutto ho saputo che anche Turetta Filippo non è rientrato a casa e quindi temo per l'incolumità di mia figlia. Gino Cecchettin, padre di Giulia, la giovane di 22 anni trovata senza vita sabato 18 novembre, si è rivolto ai carabinieri domenica 12 novembre. Il corpo della ragazza, ritrovato dissanguato e avvolto in due sacchi neri, giaceva abbandonato in un canalone tra il lago Barcis e Pian delle More, nella provincia di Pordenone. Filippo Turetta, ex fidanzato di 22 anni della vittima, è stato arrestato per il suo omicidio, dopo essere fuggito in auto oltre il confine italiano ed essere stato rintracciato in Germania una settimana dopo. La tragica vicenda di Giulia è stata un femminicidio annunciato, forse evitabile. Perché? Inizialmente sembra che non sia stata riconosciuta la gravità e i pericoli connessi alla repentina scomparsa della ragazza. La denuncia presentata dal padre, inizialmente, aveva classificato la sparizione come allontanamento volontario. Inoltre, nei documenti ufficiali di questo tipo è presente un modulo standard dove si richiedono dettagli sulla persona scomparsa. Sorprendentemente, nell'area pericolo di vita, i carabinieri avevano indicato nessun pericolo. La triste realtà ha rivelato esattamente il contrario. Giulia era in pericolo e forse avrebbe potuto essere salvata. Il padre di Giulia aveva fatto di tutto per trasmettere la sua preoccupazione alle autorità, descrivendo Giulia come una ragazza precisa che non avrebbe mai lasciato casa senza avvertire. Aveva anche parlato delle dinamiche della relazione con Filippo e dei segni di gelosia. Aveva esplicitamente espresso la sua preoccupazione per la sicurezza di Giulia, ma purtroppo queste informazioni sembrano non essere state prese adeguatamente in considerazione. Il 16 novembre si sarebbe dovuta laureare, un giorno significativo per lei. Questo evento assumeva un'importanza particolare, considerando il forte legame che aveva non solo con il padre, ma anche con la sorella Elena e il fratello di 17 anni. La loro unione era stata resa ancora più solida dalla tragedia della morte della madre, Monica, stroncata da una malattia un anno prima, a soli 51 anni. Nonostante questo contesto, i primi segnali per i carabinieri sembravano indicare solamente un allontanamento volontario. Questa valutazione ha comportato la perdita di un tempo prezioso. Un momento cruciale sembra essere stato l'11 novembre, giorno della scomparsa, alle 23:18. Dopo aver trascorso del tempo insieme, facendo acquisti e cenando in un centro commerciale, Filippo e Giulia erano ripartiti a bordo della Fiat Grande Punto del ragazzo. Successivamente si erano diretti verso un parcheggio a Vigonovo, Venezia, nelle vicinanze della casa della ragazza, dove Filippo aveva iniziato l'aggressione nei confronti di Giulia. L'episodio è stato confermato da un residente della zona, il quale ha contattato i carabinieri esattamente alle 23:18, segnalando un alterco nel parcheggio. Secondo la sua testimonianza, ha assistito a una vivace discussione tra un ragazzo e una ragazza. Il ragazzo sembrava averla colpita mentre lei gridava «Così mi fai male!». Successivamente, come riportato nell'ordinanza di arresto di Turetta, il testimone ha aggiunto di aver visto un individuo sferrare violenti calci alla sagoma che giaceva a terra, identificata come quella di Giulia, per poi notare la fuga di una Fiat Grande Punto di colore scuro. È cruciale sottolineare che Giulia era ancora viva in quei momenti. Questo dettaglio implica la possibilità che potesse essere protetta dalla cieca violenza di Turetta prima che la tragedia si consumasse. Tuttavia, nonostante la segnalazione del vicino, i carabinieri non sono intervenuti. Le ragioni di questa mancata risposta sono state spiegate dai militari in un comunicato ufficiale. Secondo quanto dichiarato dai carabinieri, il testimone non è riuscito a fornire il numero di targa del veicolo e ha concluso la chiamata segnalando che la coppia era risalita sull'auto e si era appena allontanata. Pertanto, secondo la loro valutazione, non vi era tempo sufficiente per intervenire. In aggiunta, poiché non era stato fornito il numero di targa,
Individuare e rintracciare un veicolo già allontanato sarebbe stato complicato. Tuttavia, rimane il fatto che il giorno successivo, quando il padre di Giulia si era presentato per denunciare la scomparsa, la testimonianza del vicino non era stata collegata alla sparizione dei due ex fidanzati. Secondo le ricostruzioni, dalle 23:29 alle 23:50, il telefono di Filippo aveva agganciato la cella telefonica nella zona industriale di Fossò. Questi sarebbero stati i 20 minuti in cui si è verificato il femminicidio. Una telecamera ha registrato l'intera scena, mostrando che dopo essere stata colpita, Giulia ha cercato disperatamente di liberarsi e scappare. Turetta l'aveva raggiunta e brutalmente spinta a terra sul marciapiede. La giovane studentessa era stata oggetto di ripetuti colpi di coltello, ferita sia alla testa che al volto, mentre cercava disperatamente di difendersi con tutte le sue forze, protendendo le braccia per proteggersi. Le ferite rilevate sulle braccia e sulle mani testimoniano il suo tentativo di scudo. Secondo quanto affermato dal giudice delle indagini preliminari, Benedetta Vitolo, la volontà omicidiaria è resa palese dalle modalità dell'aggressione, avvenuta a più riprese, dapprima aggredendo la Cecchettin nel parcheggio di Vigonovo, la scena notata dal testimone, causandole copiose perdite ematiche, e successivamente nella zona industriale di Fossò, scaraventando a terra la vittima con tale violenza che a seguito della spinta, questa non ha dato più segni di vita ed è stata caricata di peso in macchina. Dopo aver riportato la ragazza a bordo della sua Fiat Punto, Turetta, evidentemente ben consapevole della gravità delle sue azioni, si sarebbe dato alla fuga. Sul posto erano state trovate alcune tracce di sangue e del nastro adesivo con formazioni pilifere, probabilmente applicato alla vittima per impedire di gridare. Il giovane, una volta fuggito con la ragazza inerte a bordo dell'auto, aveva successivamente abbandonato il corpo in una scarpata, distante circa 2 ore di viaggio dal luogo dell'aggressione. Durante tutto questo periodo, nessuno si era ancora messo alla ricerca di Giulia e Filippo. Dopo aver trascorso una settimana nel carcere di Halle, in Germania, il ragazzo è stato trasportato in Italia e detenuto nel carcere di Verona. Ha richiesto libri per studiare e ansiolitici per dormire. Il giudice lo ha definito una persona pericolosa e imprevedibile, sottolineando come abbia condotto una vita apparentemente normale prima di compiere questo gesto folle e insensato. Nel frattempo le indagini proseguono ed emergono nuovi dettagli, come il ritrovamento vicino al corpo della ragazza di un libro per bambini intitolato «Anche i mostri si lavano i denti». La giovane di 22 anni, che coltivava il sogno di diventare un'illustratrice, probabilmente aveva il suo libro con sé quella sera. Ma perché Turetta avrebbe deciso di lasciarlo proprio lì? Sulla scena del crimine sono stati trovati fazzoletti macchiati di sangue e il rotolo dei sacchi di plastica che il ragazzo ha usato per coprire il corpo. Al momento non sono stati ancora ritrovati il telefono, la borsa e il computer di Giulia. La famiglia Cecchettin, in particolare la sorella Elena, era consapevole del fatto che Filippo stava diventando un'ingombrante presenza nella vita di Giulia. La ragazza aveva chiesto aiuto più volte, anche alle sue amiche. Questo emerge da alcuni messaggi vocali diffusi durante il programma Chi l'ha visto. Ecco le parole che Giulia aveva confidato a un'amica. «So che sono un disco rotto e che il problema è sempre lo stesso. Però sono arrivata al punto in cui non ce la faccio più a stare dietro a Filippo. Non lo sopporto più, cioè vorrei veramente che lui, almeno per un periodo, sparisse. Ho comunque l'impulso di scrivergli, perché per me è abitudine, però vorrei che sparisse. Solo che questa cosa ovviamente a lui non la posso scrivere perché credo che darebbe di matto». In un altro messaggio si può udire ancora Giulia chiedere consigli su come gestire quel rapporto diventato tossico e insostenibile. «Mi sento in una situazione in cui, appunto, vorrei che sparisse. Vorrei non avere più contatti con lui. Però allo stesso tempo lui mi viene a dire cose come sono super depresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire». Giulia aveva interrotto la relazione con Filippo lo scorso agosto a causa della sua eccessiva gelosia. Tuttavia lui non si era mai arreso. Continuava a inviarle messaggi e cercava costantemente di essere presente nella sua vita.
Dai messaggi emergono chiaramente le paure di Giulia riguardo al possibile danno che Filippo potesse infliggersi. Nonostante avesse interrotto la relazione, Giulia si vedeva ancora con lui perché temeva che potesse compiere gesti estremi come minacciare il suicidio. Il desiderio di proteggerlo la spingeva a evitare che quelle minacce diventassero realtà. Filippo manipolava le sue emozioni e sfruttava il senso di colpa di Giulia per mantenere la sua attenzione. La studentessa era consapevole di questa dinamica, ma si sentiva intrappolata in una situazione difficile da affrontare. Ecco un altro messaggio della ragazza. Queste cose non me le viene a dire per forza come ricatto, però suonano molto così. Allo stesso tempo mi viene a dire che l'unica luce che vede nelle sue giornate sono le uscite con me o i momenti in cui gli scrivo. Gioca sui sensi di colpa, Filippo. E quindi questa cosa, con il fatto che io vorrei non vederlo più perché comincio a non sopportarlo più, mi pesa per due volte. Vorrei fortemente sparire dalla sua vita. Non so come fare, perché mi sento in colpa, perché ho troppa paura che possa farsi del male in qualche modo. Filippo non ha compiuto il gesto estremo del suicidio, nonostante abbia dichiarato di averci pensato, ma ha invece causato gravi danni a Giulia, l'ha uccisa. Successivamente ha tentato di fuggire all'estero. Secondo la decisione del giudice, è stato ordinato il suo mantenimento in carcere, in quanto rappresenta un pericolo potenziale per nuovi atti di violenza e potrebbe cercare di fuggire di nuovo.